aspettiamo dei momenti un po' più calmi per continuare la produzione di murales, vorremmo anche allargarla ad altre forme di artistiche. Per decenni è stata catalogata tra gli atti di vandalismo. Oggi la street art è pura arte e strumento di riqualificazione urbana, capace con i suoi murales di attrarre turismo e di trasformare un paese in bianco e nero, come San Gavino, in un paese a colori. Le case trasformate in tele pittoriche per ricordare un amico scomparso, ma soprattutto per lasciarsi alle spalle la depressione seguita al tramonto dell'industria metallurgica. San Gavino Monreale affida ai murales sul rinnovo della sua identità, un movimento cominciato dai 30-40 anni e abbracciato anche dai più giovani. È nato il movimento nel 2014 per un evento luttuoso, per ricordare un evento luttuoso, ma si è rivelato ben presto un progetto per i vivi, per chi ancora vive e vuole vivere in un paese affetto da spopolamento. Per come lo intendiamo noi, per come si è sviluppata San Gavino, c'è la necessità dell'aggregazione, quindi per funzionare è un fenomeno sociale. Può anche andare un artista da solo a dipingere su una parete, ma la forza qua è quella della comunità e della collettività, quindi ha senso se riusciamo a stare tutti assieme. Ricordiamoci che questo è un movimento comunque spontaneo, un movimento che si autofinanzia, e quindi la partecipazione, la collaborazione da parte di tutta la cittadinanza è fondamentale e prezioso. Pareti private e spazi pubblici per opere che omaggiano il passato, ma soprattutto affrontano temi dell'attualità, con attenzione agli stili dell'arte contemporanea. L'entusiasmo per i murales è riuscito a trasmettersi alla popolazione. I ragazzi dell'Associazione Culturale Schizzo, che dal 2014 hanno iniziato a realizzare le opere qui a San Gavino, ma insieme a loro tante altre associazioni che poi si sono accodate nella realizzazione delle stesse opere, hanno ridato vitalità proprio all'abitato e quindi possiamo effettivamente parlare di una rinascita culturale. La risposta di San Gavino a tutto il progetto è stato subito estremamente positiva. Abbiamo avuto già dalla prima edizione, dalla seconda edizione, una partecipazione di gente incredibile. Chi ha dato il proprio muro a disposizione l'ha fatto con una positività incredibile, con un'apertura anche sorprendente, perché ci aspettavamo molto più chiusure. I murales hanno affascinato anche il vice parroco Don Massimo, che ha pensato di recuperare così una parete fatiscente dell'oratorio. Per parlare a tutti ha scelto come tema i cartoni animati giapponesi, associando i disegni dei passi del Vangelo e mettendosi all'opera lui per primo. L'idea era quella di coinvolgere i bambini, i ragazzi e le famiglie dell'oratorio nella creazione di qualcosa di bello che poi restasse per la comunità. Hanno partecipato alla realizzazione di questo murale più di 350 persone, mettendo almeno una pennellata di colore. I murales sono diventati subito un'attrazione e hanno attirato turisti perfino dal Giappone. Ora la pandemia mette a dura prova sia il turismo che l'aspetto collettivo del progetto, che comunque va avanti. Aspettiamo dei momenti un po' più calmi per continuare la produzione di murales, vorremmo anche allargarla ad altre forme di artistiche, sia quelle di installazione che della produzione di sculture. L'interesse intanto si mantiene vivo sulle pagine social, in attesa di poter tornare a viaggiare e di poter festeggiare insieme un nuovo lavoro.